ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro Kenga e benvenuti in questo nuovissimo video di Yu-Gi-Oh! Duel Links. Allora, quest'oggi, come potete vedere, intanto la fotocamera è storta e ho accumulato in totale 1000 gemme, quindi direi tranquillamente direi tranquillamente di continuare. A parte uscire la 27esima scatola, il che va più che bene. Dicevo, direi che possiamo finire di completare questa scatola tranquillamente. Dubito che mi esca qualcosa di qualche carta nuova, infatti nessuna carta nuova. Immagino pure da quest'altra, queste ultime 10 buste, dubito che esce qualcosa di nuovo. Esatto. E però questa scatola l'abbiamo finita, diciamo. Ricordiamo che l'obiettivo è completarle tutte. Allora, innanzitutto vediamo, queste sono 190 buste, questa scatola qui, e cominciano ad esserci delle carte rituali, il che potrebbe essere utile. Questa non mi pare di averla. Diciamo che l'ideale sarebbe appunto sfruttare quanto di più le gemme, comprare le più buste possibile. Magari in futuro riuscirò anche, avrò abbastanza carte da poter riuscire a ad andare in a fare dei tornei, cose del genere, il che è utile. Ah, non mi erano uscite nessun tipo di carta. Direi sicuramente di utilizzare armatura sicurezza. Ok, soldato di fuoco, il che mi va più che bene. E utilizzo una utilizzo la carta magia, ce la metto coperta. Vediamo se mi dà qualcosa di utile da questa pescata. Ok, un tanner. Però posso attivare questo effetto per ok, il che la cosa mi piace. Devo solo pescare una carta trappola in particolare, che nel caso ipotetico l'avversario dovesse attaccarmi, mi dà la possibilità di recuperare dei punti e esperienza. Ok, attacca e ricevi. Così in qualche modo sono riuscito a abbassare al minimo direi che, visto che non si sa mai, visto che i life points ne ho a sufficienza, almeno sfrutto la cosa. Vediamo in che modo riesco a... Ok, è vero, i 1200, però
confido nel fatto che... Ah, ok, però lui lei recupera 1200. Ok, Mago Nero non è... Allora, diciamo, questa cosa della... Non è che conveniva. Però, ok. Perde 500, però recupera. Ok, spero che... No, immagino questo sia appunto l'ultimo turno che volevo fare. E niente, questa... Diciamo, me la sono fregata a quel turno lì. Però, pazienza. È vero, perché ci sta pure la... Cosa? Ok, il prossimo lo devo vincere assolutamente perché c'è il moltiplicatore per 5. E la cosa mi serve necessariamente. Fatto pure... Cosa ho fatto? Ok. 2000 punti danno effetto, quindi... Il che non è male. È vero, non è che mi ha dato chissà quale premio, però... La cosa è molto comoda da questo punto di vista. Direi di fare un altro duello. Così da poter cercare di... Questo giro, in questo caso, devo assolutamente vincerlo. Per il semplice motivo che ho la necessità di... del moltiplicatore. Ok. Non era questa la carta magia trappola che mi serviva, però... Spero che... Presto riesco a ottenerla perché serve, diciamo, serve veramente per dal punto di vista della di completare l'emissione. Quindi sicuramente evocherò la seconda carta. No, ho intenzione di... Ok, questo ha... Ah, ok. Questo è... Ha un deck buono. Ha pure carte extra deck. Immagino che siano carte fusione. E vedendo Cucciolo di Drago all'interno del... Che aveva evocato il Cucciolo di Drago... Potrebbe essere... Buona come utilizzo. Ok, Coppa di Assi, vediamo se riesco. No, niente. Diciamo che ultimamente non è che sono fortunato con quella carta magia, però posso tranquillamente evocare un sincro. E la cosa va veramente veramente bene, anche perché l'attacco che ha non è veramente veramente male, visto che l'ho praticamente battuto. Ok, dubito che... Ecco, diciamo la mia solita fortuna e quindi direi che per il momento non ho intenzione di rallentare troppo la partita col duello normale, quindi posterò momentaneamente il duello finché non mi esce una carta decente. Ok. E...
Ho vinto il duello, quindi quello che mi interessava l'ho fatto. Arrivano pure il livello 17, che mi porta altre 60 gemme. Il livello 19 avrò 75. Sì, ok, quindi dovrò, per cominciare a averne tante, arrivare al mio livello 30. E in quel caso ne avrò veramente, veramente, veramente tante. Ok, l'ultimo livello è il livello 45. Il che sarebbe ottimo. Ok, vediamo se ottengo qualcosa di... Ok, ho visto parecchie gemme che giravano. Ok, sono arrivato a 160. Ok, direi di fare l'ultimo duello, questa volta tutto in autoduello, giusto per tenerlo, diciamo, cioè giusto per far guadagnare quei punti esperienza che permettono a salire di livello. Ok, speravo di riuscire a farlo facilmente, ma non ci è riuscito per fortuna. Vero, gli tolgo 1000, però un mostro 1000 di attacco non è che sia proprio l'ideale. Però sono riuscito allo stesso modo a vincere il duello, il che mi va più che bene. Ok, sinceramente non so, e dovrò il modo per appunto far salire di livello molto facilmente i vari personaggi, per il gran numero che poi mano a mano, il gran numero di gemme che poi mano a mano danno. E per il momento non utilizzo le sfere du del duello, perché diciamo vorrei, se trovo un sistema per livellare non sarebbe male. E direi per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, se così è stato vi raccomando di mettere mi piace, iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi!